Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video dedicato alle uscite del mese di maggio e vi ricordo, questo non è un video che conterrà tutte le uscite del mese di maggio, ma le uscite che io reputo più interessanti e che credo possono essere più stuzzicanti per voi. Di video che comprendono tutto, ce ne sono già troppi, qua ci facciamo due chiacchiere come se fossimo al bar, che sia chiaro. Allora, è un mese, quello che sta per arrivare, molto molto ricco, devo dire. Ci sono giochi non così tanti AAA, non così tanti titoli così popolarissimi che insomma stanno muovendo miliardi, ma sono titoli molto intriganti che potrebbero riservarvi più di qualche soddisfazione. Perché cominciamo già il 9 con Yakuza Kiwami 2 su PC. Allora, questo è un gioco uscito su PS4, già lo conosciamo, ma la versione PC non era mai arrivata e credo che ne beneficeranno in parecchi, perché parliamo di un gioco meraviglioso, remake del secondo capitolo della serie. E se la qualità, come credo, dovesse essere in linea con quella di Yakuza Kiwami 1, che abbiamo portato sul canale peraltro tempo fa, credo che tutti i possessori di un PC che non avessero già avuto modo di giocare a Yakuza 2 in passato si troveranno di fronte a un'esperienza veramente indimenticabile, che io consiglio tantissimo, perché quella di Yakuza è una serie meravigliosa, limitata nel nostro paese solamente dalla mancata localizzazione, che vi ricordo esserci anche qua, cioè non è in italiano purtroppo, né nei testi né nell'audio, per cui se non conoscete l'inglese vi consiglio di guardare altrove preventivamente, in attesa magari di imparare la lingua e di godervelo poi in futuro. Il 10 abbiamo poi Saints Row The Third, The Full Package su Switch. Allora, la versione completa, rivista, ottimizzata, arricchita, tutti i contenuti eccetera di Saints Row 3, che arriverà su console Nintendo. Allora, questo è un gioco, il classico anti-GTA, se vogliamo. A me il terzo capitolo di Saints Row piacque tanto all'epoca, ed è il motivo per cui vi sto parlando di questa uscita un po' così secondaria rispetto a tutto quello che poi vedremo insieme. È un gioco divertente, scanzonato, fuori dalle righe, estremo, ma ripeto, soprattutto divertente. Se vi piace il genere dei free roaming e avete una console Nintendo Switch, sicuramente potrebbe regalarvi più di qualche soddisfazione, per cui tenetelo d'occhio, soprattutto se non l'avete giocato, perché se l'avete giocato non c'ha senso, ma... Poi il 14, quello che è la mia... ecco, forse una delle mie grandi scommesse di questo periodo, che è A Plague Tale Innocence. Allora, qui parliamo di un'avventura stealth in Francia medievale durante l'Inquisizione, quindi peste, ratti, morti, eccetera. C'è un po' di tutto e l'atmosfera sembra estremamente cupa, estremamente angosciante, estremamente opprimente, estremamente serie. Ecco, serie mia sul canale sicuramente, perché se è come spero e credo, non si scappa, si farà assolutamente una serie di quelle cupe, angoscianti e tristi, come piacciono a me. A parte scherzi, sarà, se è come credo io, sarà un gioco. Ecco, avete capito. Allora, sempre il 14 uscirà Sniper Elite 2 nella versione remastered. Qui parliamo di una versione che comprende tutti i DLC usciti all'epoca, tutti i contenuti aggiuntivi, il supporto ai 4K, insomma, versione rivista ottimizzata che dovrebbe riportare al suo grande splendore uno dei giochi più sottovalutati dell'epoca, ma più interessanti ancora oggi. Quindi ve lo consiglio vivamente, perché è il classico gioco di cecchino, però ha il suo perché. Ecco, se non l'avete giocato non vi spoilerò niente, perché merita veramente un'occhiata. E sempre il 14, a darci la botta finale, esce Rage 2. Allora, voi sapete bene che io non sono un grande estimatore del primo Rage. Gioco sì, bello, grandi premesse, però a conti fatti, ecco, a conti fatti non mi esaltò più di tanto, forse perché avevo aspettative enormi. In questo caso non ho grandi aspettative, vi dico la verità. Mi aspetto un incrocio fra Mad Max e Fallout, e forse proprio adesso che non mi aspetto granché ne uscirà fuori un titolo straordinario. Le premesse sono buone, innegabilmente buone. Sembra che il team di sviluppo abbia imparato ampiamente dagli errori commessi in passato e si sia guardata intorno per creare un prodotto che sia veramente in linea con i gusti e le esigenze del pubblico moderno, ma prima di esaltarmi voglio toccare con mano, perché ricordo appunto già all'epoca il primo Rage non mi fece impazzire, e mi auguro che invece con Rage 2 le cose cambino parecchio, anche perché da tutto ciò che si è visto sembra un potenziale candidato al Game of the Year addirittura. Però ripeto, andiamoci calmi, cauti, con i piedi di piombo e vedremo cosa ne uscirà, anche perché insomma, se fosse un gioco di un certo livello potremmo anche ipotizzare di farci qualcosa di stabile qui sul canale, ma appunto ne parleremo. Poi il 23,
esce Total War Three Kingdoms. Allora, io ho già paura, perché voi sapete bene che il mio rapporto con i Total War è un po' conflittuale, però sono pronto. Allora, qui parliamo di un gioco ambientato nell'antica Cina, i tre regni, non ce la farò mai, in sostanza. Però, insomma, sembra che Sega abbia fatto un buon lavoro, che il team di sviluppo abbia fatto un altrettanto buon lavoro, insomma, gioco curatissimo, molto fedele alla tradizione storica, senza grandi stravolgimenti rispetto al passato. Credo che sarà un'esperienza di assoluta qualità, ma anche qui voglio toccare con mano, sebbene qui non abbia grandi timori che possa uscirne fuori un gioco poco entusiasmante o deludente affatto. Però ripeto, andiamoci sempre con i piedi di piombo, perché è meglio così. E poi il 28 maggio arriva lui, Layers of Fear 2. Allora, voi sapete bene che Layers of Fear è un gioco a cui io sono molto legato. Ci abbiamo fatto una serie sul primo. Ho seguito Bluebird Team e lo sviluppo di Layers of Fear da quando partì l'alfa. Cioè, penso di essere forse uno dei più fissati in Italia con questo team di sviluppo e con questa serie ormai. E Layers of Fear 2 ci porterà in mezzo al mare, nei panni di un attore di Hollywood che si trova a essere invitato da un misterioso regista per girare un film in mezzo al mare. Ovviamente l'esperienza sarà ben lontana da quella di un film di Hollywood, ecco. Diciamo così, si prospetta un gioco meraviglioso, tanto quanto il primo, mi auguro anche di più. Si prospetta un gioco estremamente evocativo e suggestivo, si prospetta un gioco che ci farà. Per cui io sono in trepidante attesa, ovviamente sarò in prima linea per portarvi Lo Scopriamo e spero anche qualcosa in più. Magari con un po' d'anticipo, chi lo sa. Vedremo un po' che si riuscirà a fare. Comunque ragazzi, mese sicuramente non povero di emozioni, mese sicuramente non povero di stimoli e mese che ci vedrà giocare a parecchia roba. Per cui sbrighiamoci a finire ciò che dobbiamo finire, perché poi ci sarà veramente tanto tanto da fare. Ragazzi, io a questo punto vi invito a farmi sapere se ci sono giochi che credete siano sufficientemente interessanti per essere trattati, che magari mi sono scordato. Parliamone nei commenti. Per adesso fatemi sapere cosa avete puntato nel mese in corso e cosa invece non vi interessa più di tanto. Io vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento alla prossima.